102 nuovi volontari del servizio civile per il comune di Avellino. Le nuove energie sono state accolte questa mattina nella sala consiliare di Palazzo di Città. L'intento è soprattutto quello di avvicinare i giovani alla pubblica amministrazione. Molti dei volontari, che resteranno in carica per 12 mesi, verranno utilizzati per il Summer Fest. Cartellone già pronto negli uffici comunali, si parte il 26 luglio con le luminarie e poi il 2 agosto l'atteso concerto dei The Colors a San Tommaso. In tutto saranno 9 gli eventi tra musica e spettacoli che animeranno l'estate avellinese. Aggiorni la presentazione ufficiale. Questi 202 ragazzi sono stati selezionati con dei progetti ben specifici, partendo dai temi ambientali a quelli della digitalizzazione, quindi anche quelli attuali del PNRR. Abbiamo oggi fatto questo incontro conoscitivo con appunto i ragazzi che sono stati selezionati dall'associazione Nuova Dimensione, perché è importante che dal 20 luglio, giorno appunto che inizieranno questo lavoro, che durerà 12 mesi, si potrà essere subito efficienti. Il primo mese e mezzo sarà, dedicato a quelli che sono un po' gli eventi estivi, il Summer Fest e iniziativi legati comunque alle politiche giovanili. Dopodiché l'obiettivo principale è quello di fargli vivere ai ragazzi, come è giusto che sia, l'esperienza del servizio civile, quindi una crescita personale, una crescita formativa che attraverso anche il funzionamento della pubblica amministrazione, dalla parte politica a quella magari burocratica, quindi funzionari, dirigenti, dipendenti, si ottenga quella contaminazione importante per tutto l'ente che venga poi, riprodotto con termini, con risultati per la città, quindi entusiasmo, vivacità giovanile, energie, competenze, in maniera trasversale. Il cartellone a breve verrà portato in giunta, è ormai definito e completo, sarà una bellissima estate, l'estate del rilancio dopo 2 anni di pandemia, un'estate che appunto inizierà il 26 luglio con l'alzata del panetto, così come da tradizione, l'installazione delle luci. Ci saranno 9 spettacoli importanti, uno il 16 ad Avellino, Corso Vittorio Emanuele, 8 invece nei quartieri, tanta musica, tanto cinema, teatro, attività per bambini, arte, mostre, fotografia, un cartellone che valorizza sì, gli Irpini, ma abbiamo anche voluto poi attraverso personalità comunque importanti avere anche molta qualità, andando oltre, cercando di richiamare gente non solo da Avellino, ma anche da tutta la regione. Concerto è un termine però ho sempre rifiutato, esclusivamente perché non concentriamo il Summer Fest sulla data del 16. La data del 16 è una tappa di una serie di concerti che svolgiamo in tutta la città. Chiaramente è giusto il 16 riproporlo al corso, però sicuramente un nome importante quello che verrà, così come sono anche importanti gli altri nelle altre zone della città. Il cartellone, ripeto, lo abbiamo ormai definito, chiuso per motivi burocratici, come ben sapete, essendo noi una pubblica amministrazione, stiamo aspettando qualche giorno per poi presentarlo alla stampa e preferiamo, al netto dei The Colors che abbiamo già annunciato, meglio, lo hanno annunciato più loro per motivi chiaramente legati alla parte artistica, vogliamo chiaramente fare una presentazione unica per abbinarci poi a una campagna di comunicazione efficace ed efficiente. Corso anno, così come 2 anni fa, chiaramente le problematiche le abbiamo avute tutte, ha avuto il comune, ha avuto la regione, il periodo all'interno del quale ci trovavamo non ci ha concesso, non ci ha consentito di effettuare una programmazione, non a caso. Se Avellino il primo anno fece solo luci e fuochi, il secondo anno qualche rassegna, ricordo che nelle altre città, negli altri capoluoghi, tanti erano i nomi lanciati che poi sono stati annullati. Questo, fortunatamente a oggi sembra che lo abbiamo messo un po' alle spalle come periodo storico e come organizzazione. Ora con la giusta appunto, tempistica siamo riusciti comunque a fare il cartellone. Voi sapete bene che a breve andrà anche il bilancio in consiglio comunale, quindi non abbiamo nessun tipo di problema.